Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana, buon 1° luglio. 92 giorni domani, 92 giorni di presidio fisso permanente qui nel territorio di Grosseto. Quanto avranno capito quelli della popolazione? Un cazzo. Scusate, non fa niente, non è un problema. L'importante è che noi abbiamo potuto dimostrare con la perseveranza e la costanza che probabilmente qualcosa sta accadendo e questi soggetti non sono poi così dei matti. Poi che ci si voglia mettere in discussione e si voglia capire qualcosa di più o si stia già pensando al mese di ferie, questo è un problema altrui. Vi ho anticipato quello che era il termine sentinelle. In realtà non esiste soltanto la sentinella, ma nelle organizzazioni organizzate, forse, ci sono anche quelli della prima linea, quelli delle retrovie, i dissuasori e i mercenari. Gli addetti ai lavori sicuramente mi capiranno, ma forse anche chi ha seguito questa condizione ha capito qualcosa di più e ha cominciato a farsi delle domande. E quindi ha toccato con mano che ci sono dei movimenti molto sotterranei. La sentinella è uno qualunque, il fruttivendolo piuttosto che lo spazzino, piuttosto che il figlio del, quello a cui viene dato una specie di tesserino perché deve controllare il controllato. I prima linea sono gli agenti in borghese, sono quelli che dovrebbero non essere riconoscibili perché dovrebbero saper fare il loro mestiere. Poi ci sono le retrovie, e cioè sono quei punti di riferimento all'interno dei vari luoghi, soprattutto enti. Sì, quelli che, basta dire due parole, sanno come muoversi, mandano la telefonata al giornale, fanno le foto, quelli lì. Poi ci sono i dissuasori, sapete, quelli che chiamano e ti dicono: ciao, da quanto tempo non ci stavamo sentendo? Che strano, la diretta buttata giù. Ma noi ci riproviamo. E io ci riprovo. Per farla breve. Mi rendo conto che è un argomento molto fastidioso, non che di solito io tratti argomenti leggeri, tranquilli e indolore, però questo probabilmente è fra quelli più insinuanti. Ma noi ci riproviamo. Dicevo che i dissuasori sono anche il parente che stranamente ha un amico, un ex amico, che gli ha consigliato di consigliarti di non fare ciò che stai facendo. È un discorso un po' contorto, vero? E in poche parole, cercano di farti il vuoto intorno. Magari vanno dal tuo padrone di casa, dal tuo affittuario, oppure vanno da il tuo amico col quale esci la sera. E gli dicono che è bene non farsi vedere per un po' a
assieme a te. E poi ci sono i mercenari. I mercenari sono quelle figure qualunque, quei immigrati, quelli, come posso definirli? I reietti, quelli che servono, quelli che. Ma come sanno gli spacciatori chi sono? Sanno i violentatori chi sono? Sanno chi sono i violenti? Perché non li prendono? Avete ragione, sanno tutto di tutti. Ma la differenza è che noi non serviremo mai a un sistema, mentre invece chi fa assunzioni di sostanze stupefacenti, chi è un malvivente, chi è un violento, può servire. Basta contrattare. E quelli sono i mercenari. Ebbene, io questa organizzazione l'ho rivista in disorganizzazione. In quello che è il regolamento di polizia urbana legalizzata in futuro. Provate a leggere l'articolo 3 sulla vigilanza e io credo che sia chiaro quello spettro di cui vi ho parlato. C'è un'altra precisazione che devo farvi. Stranamente, nella Bibbia il libro degli avvocati manca, c'è soltanto quello dei giudici. Anche questo sarà un caso? Vero che sei disperato? Hai la vita rovinata, hai voglia di ucciderti, stai male, non sai che fare della tua vita, hai una Mi vita faccio persa vedere. ormai, vero? Tranquillizziamo quelli che pensano che tu stia bene, no, non sta bene, no, no, sta male, sta male. Sto malissimo. Sei sciupato. La barba lo fa lungo. A tutti i furbi del paese che ci sono su YouTube, vi aspettiamo qui. Metteteci la faccia, come ce l'abbiamo sempre messa anche noi. Alla prossima!